la politica con un intervento dei gruppi di opposizione al Consiglio Comunale di Motto. La sentiamo. Allarme per i conti comunali mentre il settore edilizio è in fase di stallo. I rappresentanti dei gruppi di opposizione al Consiglio Comunale di Mottola, Rifondazione Comunista e Partito Democratico, denunciano la situazione. Il mancato rispetto del patto di stabilità avrà dei riverberi pesantissimi sulla gestione economica e finanziaria del nostro comune. Da ultimo segnaliamo che secondo uno studio fatto dall'IFE, l'Istituto di Studi Economici e Finanziari del Ministero del Tesoro e dall'ANCI, il comune di Motta deve, secondo l'ultima finanziaria, oltre 1 milione di euro per rimanere all'interno di quelli che sono i parametri dell'ultimo documento economico presentato dal governo. Una situazione drammatica che noi andiamo a denunciare. Ed in più in questo si inseriscono anche situazioni al limite, se non proprio fuori la legge, infatti noi presenteremo un ricorso alla Corte dei Conti, per cui vengono fatte assunzioni in spregio a quello che è il decreto legislativo 112 del 2008, il decreto Tremonti, perché praticamente impedisce che si possano fare assunzioni a qualsiasi titolo, di qualsiasi tipologia contrattuale. Affrontato poi il tema dell'edilizia, sono state disattese le linee guida della programmazione urbanistica. Nell'ultimo Consiglio Comunale, spiegano i consiglieri d'opposizione, non sono stati approvati gli unici due piani di lottizzazione proposti che avrebbero potuto ridare fiato allo sviluppo urbanistico. Ferma la crescita della zona 167, dal 1 agosto non ci sarà più il dirigente del settore urbanistica trasferito in un'altra sede. Presenti in conferenza stampa insieme a Franco Gentile, capogruppo di Rifondazione Comunista, Andrea Fasanelli, Antonio Greco, sempre PRC, e per il PD Giovanni Bello, Luigi Pinto e Giorgio De Crescenzo. Qual è la nostra proposta? Allo Stato noi riteniamo che il gruppo di maggioranza debba prendere coscienza di questa situazione critica in cui versa il nostro Paese, debba fare una prova di coraggio, confrontarsi con le minoranze, confrontarsi con le forze sociali perché si possa effettivamente rimodulare, riformulare quelle che sono le proposte di attuazione del nostro piano regolatore che fino ad oggi si sono dimostrate essenzialmente deficitarie.